Come creare delle foto in stile vintage come se fossero fatte in pellicola in post-produzione? Andiamo a vederlo nel video di oggi. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare un video tutorial di post-produzione, quindi di editing, per riuscire a ottenere delle foto in stile pellicola, quindi stile vintage, con tutti i vari pelucchi, graffi, oppure i lens flare. Ecco, voglio farvelo vedere direttamente da il computer su Photoshop, ma potete farlo ad esempio anche su Gimp o Affinity, qualunque programma avete di editing simile a Photoshop, e vi mostrerò step by step come fare su qualunque foto avete scattata in digitale. Quindi andiamo a prendere una foto digitale e la facciamo diventare stile pellicola. Allora, piccola premessa: qual è il problema delle macchine digitali? Che hanno una definizione parecchio alta, e quindi uno vede la foto ed è praticamente perfetta, fin troppo direi, no? E quindi la magia un po' si va a perdere. Allora uno dice: ah, vorrei dargli quel look vintage, quel look pellicola, quel look un po' di imperfezione, no? Ovviamente si tratta di gusti, ragazzi, quindi se avete questo stile, questo gusto, allora guardate questo video. Se non ce l'avete, allora non guardatelo, o comunque non applicate il tutorial, ma bensì dategli uno stile diverso. Io negli anni l'ho fatto un po' mio questo stile di fare delle foto un po' sporche, un po' imperfette, aggiungendo sempre una grana. E ci sono vari modi per aggiungere questa grana in post-produzione. Allora, andando ad aggiungerla su Photoshop, aggiungendo del rumore, verrà un effetto finto, quindi si percepirà che è fake, che non è real. Allora uno potrebbe dire: vado a scattare con degli ISO altissimi, così otterrò una grana, no? Ecco, no ragazzi, lasciate stare, perché il rumore digitale non è uguale alla grana ottenuta in pellicola, quindi verrà un risultato che non vi soddisferà. Ve lo dico già in anticipo, così risparmiate tempo e memory hard da riempire. Allora, la soluzione che trovai io anni fa è stata quella di fare delle foto a vuoto, al buio, e dopodiché andare a sviluppare la pellicola e andare a scansionare i negativi di questa pellicola. Bene, facendo una scansione in altissima qualità, quindi usai uno scanner super professionale di uno studio in cui lavoravo all'epoca, ero riuscito ad ottenere dei file veramente enormi che potevo applicare alle mie foto e andare ad aggiungergli quella grana, quella pellicola. Bene, per farvela breve ragazzi, oggi vi mostrerò lo stesso identico procedimento che avevo usato all'epoca, non per sviluppare la pellicola bensì per applicare il file, e vi mostrerò anche dove fare a trovare i file con una vasta varietà, flare, pelucchi, graffi eccetera. Quindi andiamo subito dentro il computer e vi fa vedere come fare. Allora, questo qui è Envato Elements, praticamente è una piattaforma dove troviamo un botto di elementi fotografici, grafici, video, un sacco di roba. È la fonte dalla quale prendo gran parte dei materiali per le mie foto e per i miei video. Quindi possiamo andare a cercare Film Texture e andremo a trovare sia per i video, ma in questo caso non ci interessa per i video, bensì ci interessa graphics. Quindi pigiamo qui, ecco qui. E qui abbiamo tutta una serie di opzioni. Vedete, ci sono queste bruciature di luce, ci sono graffi, ci sono i pelucchi, ci sono tutte queste cose che otteniamo andando a scattare in pellicola. Quindi andiamo a scaricarne un paio, come ad esempio questo, e ad esempio anche questo, ce n'è 52, vediamo. Ovviamente ragazzi, questo sito comporta un piccolo abbonamento, per me vale la pena, ok? Se siete dei professionisti, ma anche dei fotoamatori, comunque la cifra è veramente bassa, sono 15-20 euro al mese se non sbaglio, e trovate veramente tantissima roba. Fatto questo ragazzi, andiamo a aprire una foto su Photoshop. Quindi io qui ho già la mia foto aperta su Photoshop, uno scatto ho fatto l'altro giorno, e andiamo ad aprire la cartella dove abbiamo questi file. Quindi ad esempio questo, ora ovviamente va al nostro gusto personale, ma possiamo ad esempio andare a prendere questo qui, lo trasciniamo, gli diamo ok, e dopodiché dobbiamo andare a lavorare di metodo di fusione. Quindi andiamo qui su Photoshop e gli diamo schiarisci, scolora, solitamente uno di queste due. Io solitamente gli do scolora e poi vado a giocare con l'opacità, quindi vado ad aumentare un po' l'opacità ed ecco qui il risultato. Se ad esempio vogliamo accentuarlo ancora di più, allora andiamo a duplicare il livello, quindi andando a fare Command J o Control J e vado ad accentuarcelo sempre di più. Ora, questi qui sono effetti di luce, ma andiamo a vedere proprio la grana. Quindi vado ad aprire un'altra cartella che avevo scaricato, vado a trascinare il file, eccolo qua, e andiamo a rifare lo stesso procedimento, scolora, ecco qua. In questo caso secondo me è fin troppo pesante l'effetto, e quindi posso andare a ridurne l'opacità ad esempio al 60%. Nel caso ci fossero degli elementi che vi infastidiscono, come ad esempio questi qui che vanno a cadere precisamente sul volto, possiamo andare con il timbro clone, alt, ok, qui ci chiede di rasterizzare, ok, e andiamo a timbro clonare questi elementi qui. Ecco qua, in questo modo andiamo a rimuoverli, però non cancellate l'immagine. Si vedrà che gli manca magari quella texture, quella grana, soprattutto magari in fase di stampa. Ecco qua, ora andiamo a provarne un altro. Andiamo a mettergli sempre il metodo di fusione, schiarisci o scolora.
Ecco qua, vedete, questa qui risulta ancora più autentica secondo me. Questa qui è una vera scansione, mentre l'altra mi sembrava comunque creata ai computer. Questa qui invece risulta più autentica, anche la grana, vedete i dettagli. E quindi ecco qua il risultato. Andiamo a provare l'ultima, ragazzi, quindi trascino questo. Ed ecco qua, ovviamente provatelo con varie foto e con vari effetti. Come avete visto su Envato ce ne sono veramente tantissimi. Ovviamente provatelo con varie foto, c'è delle foto che si adattano di più, altre che si adattano di meno. Dovete sperimentare con vari scatti e anche con vari effetti che avete visto qui in questo video. E che potete trovarne veramente un botto su questo sito, ma anche su altri. Io vi consiglio questo qui perché è il sito che utilizzo io. In questo modo otterrete un look analogico ma autentico. Nei prossimi giorni pensavo di fare un tutorial per farvi vedere come mettere una cornice stile pellicola, quindi la cornice stile Polaroid o comunque stile rullino 35 mm. Se volete questo video pigiate mi piace, iscrivetevi al canale. Io vi saluto e ci si vede i prossimi giorni con un nuovo video.